la Forschung Weise è invece priva di questi vincoli ed è anche interessante per non è solo Cellucci evidentemente che si è accorto di questo problema, perché è un problema centrale dell'indagine scientifica, fare la distinzione tra modi di ricerca e modi di esposizione. Uno degli autori che si occupa di questo è proprio Freud, il quale dice: quando io sto in seduta con un paziente, io seguo con un'attenzione distratta quello che il paziente dice, ogni tanto noto qualche cosa, casomai lo segno, e tutto questo è affidato al caso. Quando vado in un'assise scientifica a fare una comunicazione su quel caso, qui di casuale non c'è adesso nulla. Io faccio la Darstellungsweise, cioè espongo secondo una rappresentazione ben regolata che corrisponde a delle regole precise il risultato dell'analisi. È chiaro? Perché sei per questo? Ora, in Lienkopf ovviamente c'è accennato la distinzione tra Forschung e Darstellungsweise. I termini sono semplici. Forschungsweise vuol dire, letteralmente, ricerca della via, cioè come in inglese con il genitivo sassone, no? Quindi via di ricerca, Forschungsweise. Darstellungsweise, il genitivo anglosassone con l'S, via della strada dell'esposizione. Ora, va da sé che questo modo di procedere di Marx è nella sostanza un modo di procedere antiempiristico, nel senso che la legge, il principio, la regola non è ricavata dall'esame dell'esperienza. L'esame dell'esperienza viene portato fino al livello dell'astrazione, poi interviene la ragione a mettere ordine. E qui si può fare un'obiezione. Quindi se è la ragione che mette ordine, l'oggetto della ragione è un costrutto della ragione, ma che ne so io che corrisponde alla verità. E torniamo al problema che ci si poneva l'altra volta. Per Hegel e per i dialettici in generale, reale è il totale. Quindi una esposizione che riesca a render conto secondo ragione, secondo legge, secondo una logica dell'insieme dei fenomeni, questo è reale. E ancora, non è un arbitrio della ragione riuscire a mettere insieme i vari pezzi secondo una regola, ma è conseguenza del maturarsi degli eventi. Per esempio, quando Marx analizza il capitale
lo analizza in un momento in cui il capitale è in crisi. La crisi del capitale mette in evidenza gli elementi e gli squilibri, le contraddizioni del capitale stesso. In una situazione di tranquillo sviluppo del capitale non nascerebbe neanche il bisogno della critica. La critica viene fuori quando c'è uno squilibrio ed è dallo squilibrio, cercare di comprendere lo squilibrio, che mi fa individuare le forze contraddittorie, le loro relazioni, eccetera. Questo risponde anche alla domanda. Ricordate, per Hegel la filosofia deve parlare di cose, non inventarsi, e quindi devono essere esistenti le cose di cui parla, se no va la chiacchiera. E riguardo a Marx, questo diventa, vabbè, ma come fa Marx allora a parlare di socialismo? Per quello che esiste per Marx è il capitalismo. E già, ma la cosa interessante è che la dialettica interviene quando l'oggetto si comincia a scompaginare per la crisi, e allora cominciano ad emergere luci e ombre, le contraddizioni, e quindi la capacità di individuare qual è l'elemento che porta avanti, qual è quello che porta indietro, quello che porta alla distruzione, quello che porta alla nuova costruzione. È inutile dire che è inutile dire, però bisogna dirlo, anche se noiosissimo. Gli economisti marxisti non dovrebbero spiegarci come, in che forme è in crisi il capitalismo oggi, invece che copiarlo da The Economist o dal Financial Times. Perché a noi questo serve moltissimo per sapere quali sono le forze trainanti in avanti e indietro, su cosa puntare e su no. E quindi è proprio l'applicazione di questa prospettiva dialettica di analisi sull'economico che ci consente poi, con tutte le mediazioni, cioè noi italiani, quell'altri giapponesi, quell'altri più vicino, di capire come bisogna muoversi. Se io, un economista marxista, scrivo dei documenti in cui dico il governo Berlusconi imbroglia perché dice che la crisi è finita, però è aumentata la disoccupazione, se mi consentite la volgarità, grazie al cazzo che imbroglia, che deve fare il governo Berlusconi, no? Dimmi tu la verità, dimmi tu qual è il rapporto tra il miglioramento di certi indici economici e il peggioramento dell'occupazione, che è un argomento importantissimo perché mostra la contraddizione di classe. Io ricordo un magnifico articolo su 24 ore in cui si descriveva l'andamento dell'economia nell'anno precedente e diceva che era stato magnifico, stupendo, e lo decantava in tutti i modi. In solo due righe diceva però la disoccupazione è aumentata. Perché ovviamente il fattore salario, no, non è scontato, che? Allora, invece bisognerebbe cambiare strada. Vabbè. E su questo concetto qui, cioè, secondo me è fondamentale, insomma, è un po' capire come si muove il ragionamento da marxista e anche, diciamo, semplicemente nel ragionamento serio. Si può vedere pure in questa maniera come la società capitalista sono una serie di fatti e la teoria economica classica, comunque la teoria, il pensiero economico dominante, il pensiero capitalista, ti metti insieme questi fatti come in una deduzione, per cui tu hai un'astrazione che spiega il capitalismo in una certa maniera coerente a questi fatti.